Ben trovati, il nostro viaggio Made in Lazio ci porta a Ventotene. Ventotene è mare, natura, archeologia, storia, ma anche agricoltura. E noi oggi vi portiamo a conoscere una bellissima azienda agricola biologica dove Mattia coltiva ortaggi, legumi e sta riscoprendo anche frutti antichi. E poi vi porteremo a conoscere due ristoranti tipici isolani. Iniziamo dal ristorante Il Giardino, dove da tempo si stanno riscoprendo i veri sapori isolani. Buongiorno, sono Cristian Garcia, lo chef del ristorante Il Giardino di Ventotene. Oggi vi presento il polipetto, scarole e lenticchie. Per iniziare dobbiamo cuocere le lenticchie con l'acqua, pomodorini, sedano e del basilico e dell'aglio. La scarola la laviamo e la stufiamo con un po' di olio aglio. Puliamo il polipetto e anche questo lo mettiamo a stufare con olio aglio. Procediamo al montaggio del piatto. Cominciamo con la base, che sono le lenticchie, privandolo dell'acqua. Poi continuiamo con la scarola. Anche questa dobbiamo togliere un po' d'acqua e vanno sopra le lenticchie. Poi abbiamo un crostino croccante che ci permette di assorbere i sughi del polipetto che metteremo alla fine. Poi mettiamo delle erbette proprio di quel posto, come il finocchietto selvatico e un po' di olio introito. Buon appetito! In questo tavolo abbiamo veramente tantissimi prodotti, legumi e ortaggi, perché mi trovo all'interno dell'azienda agricola 5 Tomoli, tra l'altro azienda biologica, insieme a Mattia. Buonasera. Mattia, in questa azienda si coltivano ortaggi e legumi. Allora, partiamo dai legumi. Tutti noi conosciamo Ventotene per la lenticchia. Sì. Perché è così buona la lenticchia di Ventotene? La lenticchia di Ventotene dipende anche sia dalla varietà che dal terreno, che è un terreno vulcanico, è una delle prime eruzioni e quindi è un terreno anche ricco di ferro e di sostanze nutritive. Per non impoverire il terreno chiaramente faccio dei cicli di rotazione, per questo le mie lenticchie sono certificate biologico, anche se da 3 anni a questa parte non commercializzo più i miei prodotti perché rivendo tutto alle cene, che è l'offerta principale della mia azienda del modo, diciamo, in cui si sostiene attraverso queste cene vegetariane di soli prodotti aziendali biologici. Poi su quest'isola sarà l'aria, sarà il territorio, ma guardate che cipolla, questa è una cipolla proprio made in Ventotene, esatto, chilometro sì, zero. Questa fa parte della biodiversità isolana, essendo un microclima un po' diverso l'isola, la cipolla viene seminata ad agosto e da ottobre fino a giugno a tutto l'inverno, l'autunno, la primavera e parte dell'estate per crescere. Allora, noi siamo all'interno del tuo punto degustazione, proprio in questa struttura che è una antica Questa è un'antica cantina ipogea scavata dai primi coloni, ai quali appunto davano questi 5 tomoli di terra per sopravvivere. E voi ogni sera proponete ai tanti turisti, esatto, alle persone del posto, ricette proprio tipiche con i prodotti a chilometro zero e ovviamente vegetariani, perché qui abbiamo pomodori, esatto, il nostro melanzane. È un menù vegetariano fatto di più di 8 preparazioni diverse, dall'antipasto al dolce. Dei dolci se ne occupa la mia compagna. Tra un po' qui ci sarà un tramonto bellissimo su Zannone e Ponza, esatto, veramente, quindi anche questo fascino. Ci salutiamo, però voglio prima farti suonare una cosa molto particolare. Allora Mattia, spieghiamo un attimo alle persone che ci stanno seguendo. Questa era la conchiglia, il tritone con la quale contadini e pescatori comunicavano e facevano gli scambi dei prodotti agricoli con quelli della pesca.
E siamo all'interno di un altro ristorante veramente tipico e caratteristico dell'isola di Ventotene, tra l'altro con una bellissima vista sull'isolotto di Santo Stefano. E sono insieme a Maurizio, che adesso ci parlerà di un'altra ricetta proprio tipica isolana. Presentiamo il piatto per eccellenza dell'isola, dopo le lenticchie ovviamente, ed è un paccaro di pasta fresca con la ricciola. Noi abbiamo aggiunto alcuni ingredienti, ma senza stravolgere troppo il piatto, che sarebbe una crema di melanzane, che sono delle melanzane semplicemente cotte al forno, poi emulsionate e frullate con del basilico locale e mentuccia locale. Pomodorini rossi abbiamo sostituito con pomodorini gialli e il paccaro di semola abbiamo sostituito con un paccaro di pasta fresca. E proprio a chilometro zero è anche questa che è una chicca, il vino di Ventotene. Che vino è? Ventotene, questo è un vino bianco che somiglia un po' alla falanghina. È molto più profumato però, vista l'abbondanza di erbe e di fiori che ci sono sull'isola, ed è leggermente mosso, e noi lo consigliamo sempre proprio con i piatti tipici che proponiamo nel nostro ristorante. Tanto ci hanno portato anche due calici per degustare il vino, io direi di andare ad impiattare. Noi andiamo ad impiattare il piatto, quindi mettiamo in fondo al piatto questa crema di melanzane che abbiamo spiegato prima come l'ho fatta, e poi tutto il resto, che è questo paccaro di pasta fresca mantecato con pomodorini gialli e ricciola. Andiamo a mettere nel piatto abbondante ricciola. Che profumino! Ecco qua. E chiudiamo con questa emulsione al prezzemolo. E invito tutti i nostri telespettatori a visitare questa straordinaria isola, un'isola da gustare lentamente tutto l'anno. Alla prossima!